tutti, come sempre benvenuti e ben ritrovati sul canale. Oggi un video dedicato ai blush, in questo caso i miei 5 blush preferiti del periodo e quindi del periodo estivo, i miei top, e quindi adesso ve li faccio vedere subito. Il primo di cui vi parlo è un blush che io ho acquistato circa un mesetto e mezzo fa, ma è stato comunque amore a prima vista, ed è un blush di Mulac, nello specifico lo 06 Ariel. È un blush di un colore strepitoso, è un bellissimo colore fucsia opaco e quasi fluo, è veramente molto 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 acceso. Questo è un blush veramente fantastico e assolutamente super estivo perché ha una colorazione veramente molto particolare. La bellezza di questi blush è innanzitutto il fatto che siano molto 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 vellutati, estremamente pigmentati, ma anche altamente modulabili, quindi voi potete modulare la quantità di prodotto che volete applicare e così decidere il risultato che volete ottenere. Altra caratteristica molto importante, la durata, una tenuta veramente estrema, il blush rimane lì bello perfetto veramente tutto il giorno, quindi io sicuramente ne prenderò degli altri, magari prenderò qualche colorazione che sia anche un pochino più adatta al periodo autunnale invernale. Il prossimo di cui vi parlo è un blush di Milani, scusate ma si è un po' cancellata qui la scritta, questo nello specifico è il Baked Power Blush nella colorazione 02 Rose d'Or ed è un bellissimo color pesca, eccolo qui, così aranciato con queste venature sul dorato. Quindi questo non è un blush opaco ma è un blush altamente illuminante, quindi uno di quei blush che non richiedono poi un'ulteriore applicazione di illuminante perché esso stesso ovviamente è un illuminante. Questo è veramente bellissimo, è un blush dall'effetto molto 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 naturale, eccolo qui, un bellissimo color pesca e molto molto luminoso proprio perché ha all'interno queste particelle dorate che gli conferiscono questa luminosità. Io questo lo trovo molto molto bello per il periodo estivo perché ovviamente essendo così luminoso enfatizza moltissimo gli zigomi, ma lo trovo molto versatile soprattutto perché sta bene secondo me con qualunque tipo di make up e poi bellissimo su qualunque tipo di carnagione, bello anche di giorno con un bel rossetto, un po' di mascara e questo che vi illumina l'incarnato. Io l'ho acquistato sul sito BB Cream Italia. Il prossimo di cui vi parlo e di cui vi ho già parlato ampiamente e di cui avete sentito parlare tantissimo su YouTube è lo 01 So This Is Love della collezione limitata di Essence Cinderella. Questo sicuramente non è più reperibile, è un blush che io ho amato fin da quando l'ho acquistato. È un bellissimo rosa opaco con una texture veramente bellissima, vellutata, poi comunque sulle guance ha anche un effetto, come dire, non proprio super opaco ma quasi satinato, con questa colorazione bellissima rosa che poi sulle guance comunque tende ad attenuarsi, non è poi così così accesa, e lo trovo veramente bellissimo anche perché un costo veramente bassissimo ed è un prodotto, un blush veramente molto valido perché anche questo ha una tenuta pazzesca secondo me, a parte che è molto modulabile, poi adatto a qualunque tipo di make up, da quello più naturale a quello un pochino più come dire intenso. Il prossimo di cui vi parlo, che è oltretutto una scoperta perché io non ne avevo mai utilizzati, è un Blush Experience Finish Matte della Debbie. Questo è il numero 01 ed è un bellissimo color pesca super opaco. Perché mi ha sorpreso? Mi ha sorpreso innanzitutto per il colore che è bellissimo veramente, molto molto intenso, quindi è un blush veramente pigmentato, basta appoggiare veramente il pennello per avere, vedete qui, un colore proprio bello bello pieno. E poi anche questo molto modulabile con questa texture veramente leggera leggera, e poi la durata mi ha veramente stra sorpresa. Voi mettete il blush, vi truccate la mattina, la sera veramente il blush è a posto,
quindi al pari di un blush super costoso. Veramente un ottimo prodotto, se vi capita andate a sbocciarli, ci sono altre colorazioni, veramente bello. L'ultimo di cui vi parlo, ma non per importanza, è un blush che io straamo della MAC, è un frost ed in particolare questo è il Margin. Adesso io non so se la fotocamera riuscirà a catturare, eccolo qui. Questo è un colore, come chiamarlo? Sì, una sorta di blush color bronzo, e frost, quindi è super super illuminante. Io questo lo adoro, cioè questo in estate è veramente un blush bellissimo. Adesso sto cercando uno spazietto dove potervelo far vedere, provo a swatcharlo, ecco qui da questa parte. È bellissimo, è sì un color bronzato, rosa, adesso io non riesco a definirvelo proprio correttamente, credo che, eccolo, eccolo qui. È un blush bellissimo, i frost di MAC sono veramente eccezionali, anche in questo caso parliamo quindi di un blush molto 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 illuminante che quindi vi va a come dire illuminare la zona degli zigomi, quindi anche in questo caso avete due prodotti in uno perché andate a colorare gli zigomi ma anche ad illuminarli. Anche in questo caso parliamo di un blush secondo me molto molto estivo, ma che può essere utilizzato sia di giorno con un trucco molto semplice e sia la sera per dare appunto un bellissimo effetto glow a tutto il makeup. Dunque ragazzi, questi erano i miei 5 blush preferiti del periodo. Spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere nei vostri commenti se li avete già utilizzati, come vi siete trovati o se avete intenzione, avevate intenzione di acquistarne uno di questi. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo se il video vi piace spolliciate, condividete e ovviamente se vi va iscrivetevi anche al canale. Io vi mando come sempre tanti tanti bacini e vi rimando al prossimo video. Ciao!